segna per te quest'anno la prima esperienza da allenatrice? Alleni le ragazze under 13. Cosa riesci a dare loro? Una squadra che sta andando molto bene. Com'è questa esperienza? Ah, l'esperienza è molto interessante, anche perché io è la prima volta che faccio da allenatrice, del ruolo allenatrice. Sempre ho visto la pallacanestro sempre seduta in panchina o dentro in campo. Penso che sto cercando di trasmettere alle mie piccole tantissima voglia di giocare pallacanestro, tantissima grinta, cerco di fare il mio meglio per loro. E per te anche un'importante esperienza come giocatrice in campo, lo ricordiamo, giochi con la Rainbow Catania nella Serie B unica. Per le ragazze più piccole, quanto è importante avere te in squadra che hai così tanta esperienza? Vabbè, penso che per loro avere una giocatrice come me o come Susana o anche come Marzia, penso che è un punto di riferimento per loro, di partenza per loro, per un domani, per un futuro, fare a riuscire il meglio a giocare la pallacanestro. Questo. Giselle, con te invece parliamo della settimana difficile che vi aspetta. Iniziate a giocare contro il Priolo questo fine settimana, una sfida sulla carta abbordabile, poi però giorno 5 c'è il derby e poi un'altra difficile trasferta, quindi davvero una settimana dura per voi. Eh sì, una settimana impegnativa, ma la partita contro Priolo sarà una bella partita perché è una bella squadra comunque, ma noi dobbiamo fare il nostro gioco e iniziare concentrate. E poi la prossima settimana, giovedì, abbiamo il derby che è da molto che lo aspettiamo, sarà una bella partita anche. Un derby al quale vi state preparando mentalmente da tanti giorni, tante settimane, e non potrà essere una partita come le altre, voi sicuramente darete di più. Sicuramente sì, speriamo andrà bene. E vincerete perché? Perché siamo una squadra unita dentro e fuori dal campo.